Pinizzelli e Cavalcanti sono legati a Dante Alighieri, che parla di loro nel Purgatorio. Nel 26esimo canto del Purgatorio, Dante definisce Guinizelli il padre del dolce stil novo. Guardiamo insieme le sue parole. Quand'io odo nomar se stesso il padre mio, e degli altri miei miglior che mai, rime d'amor usar dolci e leggiadre. Vale a dire, quand'io udii nomar se stesso, cioè presentarsi il padre mio, e degli altri poeti migliori di me, che sempre scrissero dolci ed eleganti poesie d'amore. Sempre nel Purgatorio, ma nel 11° canto, Dante parla invece di Guido Cavalcanti, come di colui che ha superato la lingua di Guinizelli. Leggiamo insieme i suoi versi. Così ha tolto l'uno all'altro Guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà del nido. Vale a dire, così un Guido, Guido Cavalcanti, ha tolto all'altro Guido, Guido Guinizelli, la gloria della lingua, e forse è nato chi entrambi caccerà dal nido. In questo caso Dante si riferisce a se stesso come colui che supererà la poesia di questi due grandi autori. Passiamo ora a Guido Cavalcanti. Nasce a Firenze nel 1260 da una nobile famiglia fiorentina. È infatti il figlio di Cavalcante Cavalcanti, che Dante incontra nel 10° canto dell'Inferno nel girone degli eretici. Dante e Cavalcanti erano amici, infatti Dante nella Vita Nova lo definisce il primo dei miei amici. Partecipò agli scontri tra fazioni a Firenze e lui, di famiglia guelfa, sposò Bice o Beatrice, figlia di Farinata degli Uberti, un ghibellino. Sin da giovane Guido Cavalcanti si occupa di letteratura volgare e filosofia. Nel 1284 e nel 1290 è eletto fra i rappresentanti del Consiglio del Comune. Nel 1292 intraprende il pellegrinaggio verso il santuario spagnolo di Santiago de Compostela, ma non lo termina, fermandosi a Tolosa. Nel 1293 è escluso dalle cariche politiche, ma in seguito parteciperà agli scontri tra i guelfi bianchi e i guelfi neri, schierandosi con i bianchi. Il 24 giugno 1300 è mandato in esilio a Sarzana, ma l'esilio è ben presto revocato e Cavalcanti torna a Firenze, dove muore il 29 agosto del 1300. La produzione poetica di Cavalcanti si compone di 36 sonetti, 11 ballate e 2 canzoni. Dante ci dice che amò una donna chiamata Giovanna, detta Primavera. Amò anche Mandetta, una donna che incontrò a Tolosa durante il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela.